Per ora è un esperimento, ma non è detto che se incontra il favore degli utenti il criterio di flessibilità non si possa espandere anche ad altri istituti. Taglio del nastro questa mattina al Girasole, il nuovo centro per l'infanzia nel quartiere San Lazzaro. Modalità di accesso nuove che fanno fronte alle richieste sempre maggiori di genitori per conciliare tutte le esigenze familiari in una società che vede sempre più crescente il numero dei genitori entrambi lavoratori. Questo è un esperimento, lo verificheremo, se funziona poi verrà riportato anche nelle altre scuole, quindi soddisfazione e un'ulteriore dimostrazione che questa è un'amministrazione che fa, ma soprattutto che guarda anche alla qualità dei servizi. 45.000 euro il costo della ristrutturazione di questo stabile, due educatrici ed una ventina i bambini che troveranno accoglienza nella struttura, moderna e climatizzata ed allestita secondo i criteri standard richiesti in termini di sicurezza ultimamente. Operazione che l'amministrazione però ha intrapreso sin dal 2015 con la valutazione di vulnerabilità sismica e di lavori di adeguamento alle scuole fanesi, partendo da Torrettei, alla Nuti, alla Padalino, per maggior qualità, maggior sicurezza ed anche servizi migliori per una società, quella fanese, profondamente mutata nel corso degli anni, passando dagli anni 90 del boom demografico con liste d'attesa interminabili ai giorni nostri in cui nella fascia d'età 0-3 anni ci sono dalle 250 alle 280 richieste annue di inserimento, tutte accolte nelle 10 strutture comunali. Sì, il nuovo servizio Girasole è un servizio sperimentale con orari più flessibili e prolungati che viene incontro alle esigenze delle famiglie rispetto ai tempi di vita e di lavoro. Risponderà alle esigenze di 20 famiglie ed è un servizio di nido che accresce ulteriormente l'offerta del comune di Fano in una zona molto bella, a ridosso del futuro parco, ed è quindi una bella giornata e il modo migliore per iniziare l'anno scolastico.